La protesta dei commercianti di Via Liguria è particolarmente accesa, come vedete dai cartelloni, come vedete dalle sacrosante e giuste rimostranze degli operatori. Abbiamo una operatrice commerciale, una commerciante della zona, la signora Giulia Filardi. Allora, io voglio confermare quanto ha detto il signor Spadafino Giuseppe poco fa, prima di me, però voglio anche dire che noi siamo sobbissati e tartassati tremendamente col reddito presunto. Questa è la vera colpa, che hanno dato spazio alle multinazionali e grandi catene commerciali. Noi non esistiamo, noi siamo invisibili, dobbiamo dare solo tasse, soprattasse. Il reddito al 70% non si può sostenere, e poi si aggravano i commercialisti di carte in più, quelli ci chiedono in più, così anche la dichiarazione dell'IVA prima non veniva considerata, noi adesso paghiamo da 400, 500, 800, 1000 euro in più, poi dipende dalle attività commerciali. Inoltre ci hanno ridotto a fare gli spazzini dei marciapiedi, perché subiamo gli escrementi, perché anche i cani per noi sono un problema, non perché io mi voglia avventare contro i padroni dei cani, ma sono degli incivili, perché non ci lasciano aprire i negozi, e con le puzze e gli escrementi e tutte quante le schifezze notturne, noi dobbiamo fare 2 ore di pulizia la mattina. Un aspetto positivo: i commercianti sono uniti. I commercianti siamo uniti, abbiamo uniti, non tanto, perché non ci siamo uniti come questa sera, è la prima volta che vedo tale fermento, e inoltre noi siamo invisibili perché nessuno ci ascolta, nessuno ci toglie queste travi di dosso e questi pesi ingiusti, perché gli altri parlano da 25 anni, ma noi partite IVE, noi dobbiamo sempre sottostare, perché se non paghiamo c'è la spada di Aquile tutti i giorni. Tutti i giorni dobbiamo dire ce la faccio, non ce la faccio, le banche, cioè, non è possibile, perché noi adesso facciamo cattivo sangue, lei che è un dottore medico conosce. Non sono un medico, sono un giornalista. E quindi sa perfettamente di che cosa parlo, perché noi ogni giorno dobbiamo sottostare adesso a discorsi psichiatrici addirittura, ci chiudiamo nei negozi, ci chiudiamo, perché se pur vogliamo chiamare un vigile ci dicono no, siamo appena 2 squadre, non possiamo.